Radio Radicale, siamo in collegamento con la deputata del Movimento 5 Stelle Fabiana Dadone, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, per parlare delle riforme. Come sapete, l'ultimo giorno in cui sono stati votati gli emendamenti sulla seconda parte della Costituzione, sulla riforma della seconda parte della Costituzione, il Movimento 5 Stelle e altre opposizioni erano assenti dall'aula. Però volevamo capire un po' di qualcosa. Un po' di più su quello che era stato tentato in merito ad alcune proposte che erano state fatte di dialogo da parte del Movimento 5 Stelle verso il PD. Deputata Tadone, voi avevate fatto una proposta ben precisa sui referendum al Partito Democratico. Che cosa avevate chiesto in vista delle votazioni degli emendamenti sugli articoli che riguardavano i referendum? Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, noi avevamo avanzato delle proposte in realtà abbastanza ampie da principio, cioè volevamo che fossero introdotti all'interno della riforma dei sistemi di democrazia diretta per ribilanciare il sistema, perché il provvedimento, così come concepito adesso, lascia troppo spazio, troppa forza nelle mani del governo e letta insieme all'Italicum, quindi una legge che di fatto ha un impianto maggioritario, avrebbe garantito all'unico partito in maggioranza, grazie al premio di maggioranza, di riuscire a fare da solo praticamente quasi ogni cosa, oltre alla corsia preferenziale che veniva data al governo per le leggi. Quindi ciò che ci siamo sentiti di chiedere era di provare ad introdurre degli strumenti di democrazia diretta, quella che è la nostra idea di democrazia. Tra le proposte fatte, cioè, ne erano state fatte una decina, siamo arrivati poi a una soltanto alla fine, che era la possibilità di introdurre dei referendum abrogativi e propositivi senza quorum. Nonostante avessimo chiesto addirittura che quell'unica cosa potesse essere modificata dal Partito Democratico sulla base di quello che loro ritenevano essere un quorum accettabile, perché per loro il quorum zero era esageratamente basso, non c'è stata proprio possibilità di riuscire a trovare un dialogo, per cui l'unica cosa che è rimasta da fare per l'opposizione è stata abbandonare l'aula, anche perché io ci tengo a ricordarlo, i tempi erano contingentati e tutte le opposizioni avevano finito il tempo di parola, quindi non avremmo potuto fare nulla se non schiacciare dei tasti da lì fino alla conclusione della seduta fiume. E non è questo il modo in cui si affrontano delle riforme costituzionali. Voi avevate fatto anche delle proposte in relazione alle proposte di legge di iniziativa popolare? Allora, innanzitutto dei 10 emendamenti che avevamo proposto all'inizio, i 3 principali a cui eravamo arrivati erano proprio per garantire quel bilanciamento, la possibilità che le proposte di legge di iniziativa popolare fossero discusse dalla Camera entro un termine certo, che era 6 mesi, la possibilità appunto di introdurre referendum, come vi dicevo prima, abrogativi e confermativi senza quorum, e la possibilità per la minoranza parlamentare pari a un decimo dell'Assemblea di poter sollevare una questione, una legge di fronte alla Corte Costituzionale. Questo proprio per dare garanzie maggiori sia alle opposizioni che ai cittadini al di fuori del Parlamento, che non si vedrebbero rappresentanti di fatto una minoranza all'interno della Camera proprio per via di quanto vi dicevo prima. Quindi una legge ipermaggioritaria è uno stampo di possibilità di fare la legge, dato tutto in mano al governo e a quell'unica forza di maggioranza che avrebbe ottenuto il premio. Eppure anche su questo non c'è stato modo, perché loro cercavano sempre o riformulazioni o qualsiasi cosa che non fosse vagamente simile a quanto avevamo proposto, quindi Ecco, c'è stata la chiusura. in merito al quorum sui referendum, con chi avete avuto i contatti e come interpretate questo no, visto che per esempio, non so, sul referendum confermativo che si dovrà votare sulla Costituzione, visto che i 2/3 non verranno raggiunti, non c'è il quorum. Ecco, voi come avete interpretato questo niet del Partito Democratico? Sicuramente un gran passo indietro rispetto a quanto avevano promesso agli elettori. Io ho avuto contatti sia col presidente Speranza che col ministro Boschi, quindi sia col governo che col presidente del Partito Democratico all'interno della Camera. Ho avuto modo comunque di parlarne con alcuni rappresentanti della minoranza del PD, come Gianni Cuperlo o come D'Attore, per poter capire anche con loro che cosa si potesse riuscire ad ottenere se non proprio il quorum zero.
Eppure, nonostante fosse nel programma del Partito Democratico, da parte del ministro Boschi c'è stato un netto no, perché per loro era proprio inaccettabile una cosa del genere. Ho capito. Avete discusso anche delle firme per presentare i referendum? Questo è entrato nel confronto che avete fatto? Sì, abbiamo provato anche questo tipo di approccio, ma semplicemente il fatto che secondo me è stato che la proposta è venuta da noi e di fatto non si voleva concedere nulla al Movimento 5 Stelle in merito a questo provvedimento, nonostante fossero chiare le situazioni, cioè sia il ministro Boschi che noi fossimo consapevoli che avremmo comunque votato contro l'impianto, perché a parere nostro questa assemblea è un'assemblea incostituzionale, perché è stata votata con una legge dichiarata incostituzionale, quindi quantomeno politicamente incostituzionale nel poter toccare le riforme non ha legittimità alcuna se non fare una legge elettorale e tornare al voto. Però anche su questo non c'è stato proprio spiraglio, nonostante gli avessimo detto voteremo contro, ma provate a introdurre queste cose perché potrebbe calmare gli animi dell'opposizione rispetto ai colpi di mano notevoli che hanno fatto nell'approvazione di questa legge. Votare, io capisco che sia difficile per chi non conosce le dinamiche parlamentari, però mettere una seduta a fiume su delle riforme costituzionali è un precedente gravissimo, significa che ogni volta che ci saranno riforme costituzionali o qualche provvedimento che non va bene a quell'unico partito di maggioranza, quel solo partito potrà decidere che si voterà in una seduta continua da inizio fino a fine provvedimento, quando non c'è nessuna urgenza, visto che il provvedimento non va in scadenza, certo, non è un decreto. Certo, poi non c'erano precedenti nel settore delle riforme. Assolutamente no, non ce ne sono mai stati, anche perché sarebbe stato un precedente gravissimo, invece purtroppo questa è la legislatura dei precedenti gravissimi, tra la ghigliottina del decreto IMU Banca Italia e questo tipo di scelta di mettere la seduta a fiume su delle riforme. Peraltro fiume non è stata, perché e la fiume farebbe sì che in un'unica seduta si compia tutto, ma anche la dichiarazione finale di voto, che invece è stata rimandata a marzo. Ecco, voi come sono contraddetti da soli. Ecco, in come questa avete stata interpretato il fatto che diciamo ci fosse stata questa valutazione sulle riforme in due tempi, cioè si vota fino agli emendamenti e poi non si va alle dichiarazioni di voto? Ma questo è assurdo, semplicemente questo era quello che chiedevano le altre opposizioni, in particolar modo Forza Italia, che opposizione non è, perché fino a una settimana fa queste riforme le aveva scritte insieme a Renzi, quindi trovo anche abbastanza spiritoso che adesso abbiano assunto questa veste di opposizione. Comunque quello che chiedeva Forza Italia era questo e quello gli è stato di fatto concesso. Così come... Senta, le volevo chiedere un'altra cosa per quanto riguarda i referendum. È entrato nel confronto che avete fatto, anche nei contatti che avete avuto con quelli del Partito Democratico della maggioranza, la questione dell'ammissibilità dei referendum dopo la raccolta delle firme? Molti criticano il fatto che dopo che sono state raccolte le firme venga giudicato ammissibile o meno un referendum da parte della Corte Costituzionale, perché questo potrebbe essere già fatto prima, evitando che... Esatto. Ecco, voi avete posto la questione oppure non è stata... L'avevamo posta e come? Era tra i 10 emendamenti in cui poi è stato tra l'altro incluso nei 7 a cui eravamo scesi, però non, anche su questo non c'è stato modo. Sì, per noi era fondamentale, perché far raccogliere un sacco di firme per poi arrivare a sentirsi dire dalla Corte Costituzionale che il quesito non è valido, di fatto va a sminuire tutta quella che è l'attività dei cittadini, quindi l'avevamo proprio previsto e introdotto come punto, però anche su questo non netto. Certo, le volevo chiedere altre due cose che riguardavano lo stato di guerra. Noi abbiamo visto che c'è stato un dibattito, nonostante l'assenza dell'opposizione, c'è stato un dibattito all'interno del Partito Democratico su come verrà deliberato dalla sola Camera dei Deputati lo stato di guerra a maggioranza assoluta. Lei ritiene una garanzia costituzionale che lo stato di guerra venga deliberato in questo modo? Ma noi avevamo sulla deliberazione dello stato di guerra già fatto una battaglia in commissione e già avevamo trovato l'appoggio della minoranza PD e di tutte le opposizioni, proprio per via dell'impianto che verrebbe in combinato disposto tra l'Italicum e la riforma. Mettere una maggioranza assoluta
è vero che noi avevamo previsto un emendamento di questo genere, ma non è sufficiente, noi gli emendamenti li abbiamo fatti a scalare, quindi siamo partiti da una maggioranza molto ampia, 3/4, per arrivare a 2/3, per poi arrivare a quantomeno quella assoluta. Non è una garanzia sufficiente, sicuramente più è ampia la maggioranza, più viene garantito il Paese da una situazione che può prendere una deriva in tempi rapidissimi, soprattutto con una legge di impianto maggioritario, quindi avremmo preferito che ci fosse la maggioranza più ampia possibile. Si è arrivati a questo, è migliorativo del testo, però in realtà il dibattito c'è stato perché c'era già stato in commissione, il ministro non aveva voluto ascoltare il suo partito, ma su questo c'era già stato, mi ricordo, un dibattito che era durato quasi una mezza giornata sul merito di questa faccenda, perché è molto molto delicata. Certo. Che democrazia è quella che esce fuori dalle votazioni di questi emendamenti, secondo lei, in sintesi? È una democrazia che ha ricevuto ancora una volta un ennesimo colpo, perché già si riesce a fare molto poco all'interno di un'assemblea parlamentare che di fatto viene snaturata totalmente da un governo che produce leggi all'infinito, ma leggi non utili per il Paese. In questa maniera qua si è voluto fare ancora più un colpo forte. Il Presidente Renzi, peraltro, sa benissimo di non essere stato nemmeno votato dai cittadini per fare il Presidente del Consiglio. Arrivare ad imporsi addirittura sulla minoranza del proprio partito, a creare una spaccatura così netta, non solo con tutte le opposizioni, ma anche con la minoranza interna del partito, è un precedente gravissimo, che se oggi non ha avuto degli effetti pericolosissimi, quantomeno per il momento, potrebbe averlo in futuro, quindi sicuramente una pagina molto nera. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio la capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, la deputata Fabiana Dadone, con la quale abbiamo parlato delle proposte di legge iniziativa popolare, dei referendum e dello stato di guerra, così come sono usciti dalle modifiche della seconda parte della Costituzione. La ringrazio molto. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Arrivederci.